Benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, oggi andrò a fare, diciamo, delle pulizie a spezzoni veloci, le cose più essenziali, diciamo, perché ho Nathan che ha un po' mal di orecchio. Infatti cercherò di fare tutto il possibile staccando ogni 10-15 minuti per stare accanto a lui, perché poi dobbiamo andare alla pediatra. Infatti oggi voglio organizzarmi la cena, perché poi appunto andrò in un orario che non riuscirei a cucinare. Quindi oggi sto iniziando a pulire il tappeto come prima cosa, perché Nathan gioca tantissimo in questo tappeto, così magari un pochettino dal distrarlo dal dolore vado a giocare con lui. Vabbè, sto usando la mia aspirapolvere Ultenic, cui mi trovo benissimo quando aspiro. Poi andrò a aspirare un po' velocemente il divano, le poltrone, tutto quello che riesco a fare oggi lo farò. Come sapete, quando si ha i bimbi che stanno male non è facile, però cercherò di fare il modo possibile di approfittarne nei momenti in cui lui dorme, di fare un po' la casa. Vado ad aspirare bene la poltrona e poi vado a fare anche il divano, così almeno questi sono puliti. Io ci tengo particolarmente tanto ad aspirare tappeto e divano, perché i miei bimbi veramente stanno tanto tempo qui nel divano. Ecco il mio cucciolotto mentre sta giocando e io faccio le mie pulizie. Ragazze, come vi dicevo, oggi vado subito a cucinare la mia cena, la vado a preparare, così poi stasera di pomeriggio appunto gli andrò a dare di nuovo una riscaldata e ho la cena pronta. Oggi sto cercando nel ricettario perché voglio vedere di fare del petto di pollo, ecco questo qui, questo per vedere magari che temperature usare. Io comunque userò sempre un 200 gradi con la modalità pollo. Allora vado a prendere diciamo questo petto di pollo e lo voglio andare a marinare con il limone, origano, sale, è un tutto arrosto diciamo particolare già pronto, e lo faccio stare un pochettino dopo che li mescolo un pochettino, così prendono questo sapore. Allora, vado a usare tutte e due i cestelli, la mia friggitrice è di 8 litri, quindi vado a cucinarmi tutto il pollo. Nel frattempo, ragazzi, volevo parlarvi del Black Friday. Sapete che è in corso e ci sono veramente offerte vantaggiose. Come vi ho fatto vedere, come mi avete chiesto, questa friggitrice vi è piaciuta tantissimo. In questo momento, anziché di 179, vi verrebbe 149,99, meno il 30 euro. Quindi io vi lascerò il link in descrizione, vi lascio anche il link dell'aspirapolvere che avete visto prima, perché è sempre dell'Ultenic. L'aspirapolvere Ultenic 11 Pro senza fili, anche questa, ragazzi, è in corso il Black Friday, invece di 199,99 vi verrebbe 149. Vi lascio tutto in descrizione. Poi vado subito a pulire i sanitari, cosa importantissima appunto quando si ha bambini che stanno male. Penso che la nostra routine cambia, perché deve diventare produttiva, soprattutto gestire bene le pulizie. Giustamente non ci possiamo mettere lì a pulire tutte cose, ma fare le cose essenziali, più prioritarie, e per me il bagno è una cosa importante, deve essere igienizzato. In questo caso vi sto facendo vedere che lavo il lavabo, non vi farò vedere il resto del lavaggio del bagno, perché non mi piace riprendere questa parte, però vi faccio vedere appunto che do una bella ripulita, così tutto il mio bagno sarà pulito. E niente, cerchiamo di fare le cose più importanti, anche perché con i bimbi che stanno male dobbiamo seguirli. Nel frattempo la friggitrice ha finito la prima parte del pollo, adesso lo giro, e nel frattempo che ancora la friggitrice mi cucina il pollo, io vado a dare una bella
aspirapolvere sulla camera da letto, perché vado a togliere la polvere. Sicuramente non riuscirò a lavare i pavimenti per oggi, però almeno vado a togliere l'essenziale, che è la polvere, così da dedicarmi dopo al mio bimbo. Preparo anche un po' di frutta per Nata. A Nata ne piace tantissimo la frutta, in questo caso sto facendo le clementine. Lui comunque ha fatto la sua colazione e questo sarebbe il suo spuntino. Ne mangio parecchio di frutta, quindi gliela preparo. E dopo la frutta andiamo a giocare un pochettino sul tappeto. Adesso è il momento che lo faccio addormentare un pochettino. Ed ecco qui che si è addormentato il mio piccolino. Nel frattempo vado in cucina, il pollo ha finito di cucinare, quindi la cena è pronta per stasera. Io ne approfitto mentre lui dorme a finire tutte le mie pulizie. Vado a ripulire tutto il piano induzione, tutto il piano banco, perché lo voglio pulire e disinfettare, così sono a posto. E così stasera comunque non ho bisogno di andare a sporcare qui e ce l'ho già pronto. Comunque in questo video vi sto facendo vedere che possiamo agevolarci in questa maniera nei momenti in cui i bimbi stanno male, e giustamente è brutto quando ci ritroviamo poi con la cucina sporca. Quello non si può fare. Naturalmente, se il bambino richiede, non ce ne frega niente né della cucina né di nient'altro, diamo il nostro tempo ai nostri figli. Ma se invece, appunto come sta succedendo a me, che il cucciolo sta riposando, io subito approfitto per fare le priorità e portarmi avanti con il pranzo e con la cena. Infatti, dopo che finisco di pulire il mio piano, in questo caso lo sto pulendo con lo sgrassatore sapone alga, e poi come ultimo step uso questo detergente che rimuove batteri, diciamo che ha un forte effetto barriera. Io lo uso sempre dopo, soprattutto nei piani di lavoro come l'isola e come il banco della cucina. Comunque così poi vado a prepararmi anche il pranzo. Finito di pulire il banco, vado subito a prepararmi un sughetto, perché mio marito oggi non farà la mensa a scuola e verrà a pranzo, quindi faccio un semplice sughetto, però almeno ho già pronto anche questo, quindi pranzo e cena pronti. Finisco anche di pulire tutto il lavandino, sto usando sempre lo sgrassatore e poi lo andrò anche a disinfettare, così ce l'ho pronto e pulito.
mentre qui cucina, vado in camera a prendere i vestiti di Nathan, così ho anche questi pronti, dato che devo scendere per la pediatra, almeno ho tutto già pronto. Allora vado a rifare velocemente il letto di Crystal, mi è rimasto soltanto questo, quello mio ho fatto già stamattina quando ancora c'era mio marito e teneva lui Nathan. Naturalmente non mi fermerò a fare pulizie tranne che passare l'aspirapolvere dopo, vado a sistemare il pigiamino di Crystal e poi ragazze mi vado anche a apparecchiare la tavola, così appena Nathan si sveglia e viene mio marito è già tutto pronto. Diciamo che ragazze vi ho fatto vedere che quando qualche bimbo sta male, ci capita, dobbiamo fare le cose più essenziali. Vi ho fatto vedere la mia routine, per me queste sono le cose più essenziali, ma naturalmente la casa è pulita perché ogni giorno comunque l'organizzo e appunto oggi mi è capitato che il cucciolotto mio sta male. Ho fatto veramente le cose più essenziali. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi possa tenere veramente compagnia. Naturalmente queste sono le mie abitudini, routine di quando capita che un figlioletto ti sta male. Vi auguro una buona giornata e ci vediamo prestissimo con un nuovo video.